Il divieto di sosta su Via del Mancino si limiterà dal Civico 94 all'incrocio con Via Santo Spirito. È questa la novità emersa dall'ultimo incontro in municipio a Lanciano per la rivoluzione temporanea del traffico in centro in vista della riapertura del cantiere di ripavimentazione del corso. A partire da lunedì 22 ottobre fino a data da destinarsi, verosimilmente un paio di mesi, la città sarà tagliata in due. Via Luigi De Crecchio e Via Dalmazia saranno infatti contemporaneamente interdette al traffico nell'area del cantiere che riguarderà la parte superiore del corso Trento e Trieste. Divieti di sosta negli ultimi due tratti di via Cesare Battisti per consentire il doppio senso di marcia, come anche nel tratto di Viale delle Rose che nasce da Piazza dell'Arciprete. Decine di posti auto, spiega l'assessore alla mobilità Francesca Caporale, saranno recuperate lungo la corsia riservata agli autobus su via De Crecchio. In riunione con i concessionari del trasporto pubblico abbiamo valutato la possibilità di diminuire le zone sottoposte a divieto di sosta. Via del Mancino è una strada non soltanto dove i residenti hanno necessità di avere parcheggi, ma anche una strada commerciale. Abbiamo trovato un punto d'incontro che possa soddisfare tutti quanti, quindi la necessità dei concessionari del trasporto pubblico di transitare in un'area della città per loro fondamentale con i tempi giusti e la possibilità per le attività di vedere i propri clienti poter parcheggiare nelle vicinanze e quindi poter fare acquisti. Per questo motivo i divieti di sosta che inizialmente erano su tutta Via del Mancino, questa volta verranno limitati soltanto a partire dal Civico 94 fino a Santo Spirito. In poche parole, il totale dei parcheggi che verranno eliminati saranno poco meno di 20 e in questa maniera speriamo che l'impatto possa essere il meno forte possibile e in più ricordiamo che comunque parliamo di una deviazione degli autobus che riguarderà il primo mese e mezzo dei lavori, perché appena la ditta terminerà l'area di via Luigi De Crecchio, quella strada sarà riaperta, perché comunque via Luigi De Crecchio e via Dalmazia sono due strade nevralgiche per il nostro traffico e quindi speriamo possano essere riaperte il prima possibile. Non transitando gli autobus su via Luigi De Crecchio, la loro corsia riservata sarà adibita a parcheggio. In questa maniera gli stalli che vengono persi su via Battisti e nell'ultimo tratto di Viale delle Rose verranno riproposti lì e quindi le persone potranno parcheggiare comunque nelle zone centrali della città.